La prima domanda che voglio fare al professor Awas è questa: ci sono molte scoperte fatte di recente e insieme voglio capire, insieme al professor Awas, cosa pensa di scoperte, per così dire, non solo ufficiali, come lui è il più grande rappresentante, ma anche un po' alternative, quelle, no, di tanti appassionati che scoprono cose senza l'origine dell'ufficialità. Francamente, voglio dire che queste teorie sul legame tra stelle e piramidi lasciano il tempo che trovano. Mi piace usare l'espressione «vengono spazzate via dal vento», e questo succede perché spesso non hanno nessuna base scientifica. Chiunque può recarsi nella piana di Giza, osservare le piramidi e poi ideare una teoria particolare. Magari può anche trovare consensi iniziali e appoggi per un mese, un anno, ma alla fine verrebbe comunque spazzata via. L'unica cosa che invece rimarrà sempre, che non va via col vento, sono le piramidi e la nostra avventura archeologica. Quanto nel professor Awas c'è di quella passione che da ragazzo, come mi raccontava, in cima alla piramide di Cheope l'ha spinto a cominciare a fare l'archeologo? Andando avanti con il tempo, si è stancato o la passione è aumentata? Anche quando sarò morto e sepolto in una tomba, questa passione continuerà a vivere in me. Thank you.